Vieni qua, non entrare. Signore e signori, preparazione psicologica a quello che sta per succedere. Ma va, siamo infinitamente rotti. Siamo infiniti. Sì, vabbè, qualcosa io lo prendo, ma siamo infinitamente rotti. Gabor, non è più velocità. Sì, lo so, lo so. Velocità lo cast. Ah, la tua velocità. Sì, sì, sì. Fa niente. No, ce l'ho, sono veloce. Dai, non ti vedevo senza. E i goal erano rimasti qua. Vabbè, loro se la scassano, va bene. Qua le fiamme si sono estinte. E vai, vai. Pronti. No, raga, voglio fare. Voglio dirgli io che c'è la piccola che non sa chiamare. There are three things you need to know about Raphael. Apro. Ah, raga, ricordatevi una cosa. Adesso potremmo usare anche Hope. Non so se ce l'ho io, la comando io. Avanti. Cosa? Ah, il miracolo? Okay. Ah, il miracolo. Evitiamo di usarlo. Se usi. Sì, no, non è da usare. Non necessariamente. E solo quello del danno ad area, non usatelo perché lei muore subito. Non perché hanno ripercussione sui danni radiali. Appunto. Sì. Non è. Quindi, faccia di merda. Non secondo me che rivetto l'arma di veleno draw. Ok. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo usare il portale perché compaia? Sì. Aspetta. Fai piazzare Delia in uno degli angoli. Sì. Io mi metto qua davanti a tutti. Hope, io la mando via. Sì, mettila. Ma la metto dietro la porta chiusa. No, perché? Ma perché? Ma voglio, ma è fortissimo. Ma smettila che è fortissimo. Poi stiamo giocando a difficoltà a bambini dell'asilo. Dai, dai, stai tranquillo. La metto di fianco a te, così se muore è colpa tua. Bravo, vai. Quindi... Intanto la fai rievocare così. The air becomes thicker. The master of the house is coming. Alza il volume, Delia. Fidati di me. Io. Me. Ancora vivo? Sì. Sì. Se muore torna un demone. Ma adesso abbiamo un tiro di persuasione molto figo da fare. No, io l'avevo fatto. Cosa, Daniel? Io parlare Seto con Raphael. Ho 87 di persuasione. E in effetti è vero. Non ho capito niente di quello che ha detto lei. Ci dovevo parlare io perché io me lo sono scopato. Cioè, ho scopato Arlizzo. No, perché ci serve più persuasione possibile. You brought the chaos of your world into mine. I will not abide it. Ma possiamo convincere a Corrilla? No, mai. 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 I didn't need to. It was very entertaining watching you dig your own grave. Oh, I permitted you the freedom to decide your own fate. You could have been smart, selfless, saved the world. Instead, Corrilla, you came non fare la furba, sei di livello 5, cioè qui dentro davvero, cioè, se volano schiaffi tu sei la prima a prenderli. Sì. Sei la buffon degli schiaffi, li prendi tutti tu. Traxos, chiedi pure. Only dealt fairly with me. Instead, you're not so different to doomed Carsus, overreaching your limits and burning your world to ash. Wrong, wrong, wrong! They will save their world and smash you to smithereens. It's this charming naivety that makes your company such a joy to me, Hope. I'll even forgive this little rebellion. Once you're suitably chastised. This isn't a rebellion. It's a revolt. I'm revolting! La stessa roba. Then hope dies today. Commander,
You can salvage a trophy from these insects when I'm done with them. These insects trick me beneath the Shadowlands. I'll make a necklace of their cunning tongues. Puzza l'alito. Eccolo. Unisciti allo schieramento vincente. Raphael non ha alcuna possibilità contro di me. Ho più 13 a persuasione. Vai. Ho anche il vantaggio del... Ah, posso fare anche vantaggio di amicizia. Let's go! Vai su. Tiriamo bene, per favore. That's not enough. Ah! Hai fallito? No. Hai ispirazione? Sì. Vai. Direi che è forse il momento giusto per usare... Sì, sì. Direi di sì. Ne abbiamo due. Dai, ma cos'è? Che cazzo. Niente. Ci voleva il mio ruttino di buon augurio. Come niente? È dentro. È andato? No, io non lo vedo. Sì, sì. To stand against a devil in his own home. That takes courage. I'm with you. Bravo. How tiresome. Am I to understand that you wish to die with them? Yeah. I wish to fight with them. It's all the same in the end. If you have any last words, make it quick. It will only take a moment to finish you. Ti prendo a schiaffi, Raphael. Devi fare in fretta perché se hai fatto amicizia hai pochi turni. You contemptuous creature! Let's go! No, ma io agisco per ultimo. I am fine with this. Chi è che canta? Ma chi è che canta? La musica del fight. Boh. No, vabbè, all'inizio ci sta che non capisca chi canta. Dalle un attimo. Allora. Ah, Delia, usa buco nero. Usa buco nero. Buco nero. Delia, esatto. Aspetto. Usa buco nero tipo qua. Dove? Dove prendi più persone possibili? Ah, lì, ok. Io, ma il pin non lo vedo mai. Dove si deve prendere più persone? Cosa? L'ha fatto in un punto di merda. Perché? Non lo so. Ah, non so perché per sbaglio l'hai fatto in cima al pilastro delle anime. Ma vaffanculo, ma davvero. Vabbè, amen. Vabbè. Comunque senti chi canta adesso, è Raphael. Minchia, per fa sta roba. Vabbè. Fools, fools, how hard you have fought. Brave, but it's all been for naught. True souls that couldn't be bought, doomed, detected, and another one. And caught. No. La troia. Quando gira così. And another one. Oh, hey, buono. No more deals. Si gode. The final act, you're doomed. No more grace, it's over. This house of hope. Di fuoco da 9 a 54 devo danni. Devo fare qualcosa? Contro incantesimo. Tu devi fare ritorsione. Secondo me Karren magari un contro incantesimo livello 3. Ma di livello massimo facciamo un livello 3. Livello 3 lo puoi fare. Nope. E la mia reazione di oggi l'abbiamo spesa. Ok, uno sfondo ma... Anche lui. Voi dovete fare i pilastri, perché io non posso.
Ok, io adesso farò una. Tu e Gian dovete fare i pilastri. Io e Delia non possiamo fare i pilastri. Ma. Abbiamo danni perforanti, i pilastri fanno schifo. Per noi. Voi dovete farlo. Allora, io adesso mi bevo una bella pozione di velocità. Ma anch'io faccio danni perforanti con. Col tridente. Oh, che risate! Ah, bella distorsione. Allora, hanno tutti immunità al fuoco. Aggressione mentale, dici? Ma io direi qua. Se riesci, guarda. Allora, se ti metti qua, in linea di tiro con tutta la gente che è raggruppato e uno dei pilastri, boh, gli fai un fulmine globulare, sono cazzi loro. Ma in realtà la deflagrazione lì da dove è ora è ancora meglio. Deflagrazione? Quella mentale, lo stanno ora. Ah, ok, sì. Ma ne prendi uno o tutti? Tutti. Ah, buono. È a cono. Nice. Storditi tre, tra cui Raphael. Stordito. Quindi direi a posto. Non può muoversi in effetto reazione, azioni bonus o reazioni. Buono. Io non ho più pilastri. Se hai qualcosa da fare sui pilastri. Ho due azioni i prossimi turni, ma questa l'ho dovuto usare per. Vai, vai. A posto. È un ottimo turno. No. Dice i bersagli su cui no. Spara, vero? No, infatti, quello è. Cioè, perché se lo fa su di te già solo per concentrazione dovresti impedirglielo. Ma io non ho concentrazione attiva adesso. Ok. No, non è vero. Ho amicizia sull'altro, chi se ne frega. Vabbè, tanto poi le ha mancate. Easy. Sì. Ok, fine. Pa. Sì, spaventato da me. Minchia, che sfiga. Storto. Ok, bene. Ci sta lì. Ok. Ah. State ancora tutti lì, grazie. Guarda lui che figo che è. Con la balestina. Bang. Grandissimo. Vieni qua, Raphael. Io gli sparerei un critico in faccia. Gian, vabbè, allora, se vogliamo possiamo andare direttamente su Raphael. Però, ripeto, tu sei l'unico che può fare i pilastri. No, non è vero, il tridente fa danni perforanti. Prende danno da fulmine, da forza, ti prende il resto comunque. Ma io faccio danni da tuono e radioso. Tuono li prende, radioso pure. Noi no. Ripeto, noi perforanti abbiamo doppia resistenza, quindi vedi tu. Sono sfocato e mi sto tenendo l'esecutore e la fortuna dei reami per sparare due smite grossi come una casa in faccia a Raphael. Ricordati che i danni radiosi ti tornano in bocca, eh? I danni radiosi ti tornano in bocca. Sì, assolutamente sì. Quindi non fai occhio. È così, gli tornano indietro. E gli farò una punizione con l'erica. Va bene, ho capito. Mi equipaggio sto cazzo di martello di tua madre. Vado a fare sti pilastri dei miei coglioni. Sti cazzo di culi inutili che sono rimasti indietro. Vabbè. Facciamo così. Vai. Orfizzalo. Uno. E passerò il mio tempo a fare questo. Toh. La punizione per aver scopato. Esatto. Io c'ho l'orso che può fare il pilastro. Aspetta. Faccio la mossa del giaguaro. Ma almeno. Bravo. Con speranza fai un delle cure ad area. Sì. Decidi tu. Sai tu. Però la guaritrice di massa.
cura ogni alleato vicino. E non... Ok, bersagliati tutti quanti. Qua. Ricordati che tu hai il miracolo con Hope. Sì. E puoi fare un riposo lungo a tutti. Mm-hmm. Un riposo lungo. Sì, sì, sì. Guida. Mettila in posizione tattica, che non sia proprio in mezzo ai coglioni. Vai. Sì, le faccio castare. Non puoi indossare armatura. Ospite, esilia per sempre un ospite indesiderato dalla Casa della Speranza. Ah, è vero, sì, puoi eliminare un demone alla volta. Fuori dai cagli. Ciao. Sì, prendi quelli con più vita e ciao. Sì, sì, infatti. Sì, quella cosa dell'esilio dalla Casa della Speranza è una roba... Allora, io andrei direttamente sugli altri, lo isolerei in teoria. Comunque i danni radiosi si triggerano solo una volta, se non ricordo male, su Rafael, che li rimbalza solo una volta. Non l'ho fatto velocità, sono stupido? Pensavo di aver fatto velocità, forse non l'ho fatto. Dai King, non darti addosso così. No, non l'ho fatto, non ho fatto velocità, lo faccio al prossimo turno. Ritorsione. Il dominio teniamolo, vai. Delia? Devo fare ritorsione? Sì, fagli ritorsione. Ok. Quello stordito. E buonasera. Io a questo punto pianterei un bel fulmine globulare qua in mezzo. Vai. E uno l'abbiamo spento. GG. Hai preso forse anche la... Sì, hai preso anche il pilastro, mi sa. O no? Non credo. Sai. No, non credo. Questi sono resistenti al fuoco, però. Oh, Cupido. Sì, sì, sì. Sai che non l'ho ancora deciso, Cupido? Forse veramente pochissimissimo lo potrei fare, non lo so. Ah, ok, aspetta. Ah, Falasci! Ah, Falasci, hai ragione tu. Allora, ecco perché mi sembrava. L'ho fatto velocità, però poi ho fatto anche marchio del cacciatore perché sono uno schifoso noob. Porca troia. Fa 7.30 Gabbo? No. È pure caduto! Sei scivolato! Vai Urgir, dagli uno scappellotto a Rafael. Unlucky. Ci sta, va bene. Io ho fatto il mio, credo. Direi, direi di sì. Suca. È morto di ritorsione addosso, ragazzi. Suca. Beh, Rafael di nuovo assiderato. Continua a cascare. Voi l'avete mai usata la risata incontenibile di Tasha su Rafael? No, no. Sapete che funziona e inizia a ridere. Perché funziona particolarmente? Funziona. Non so se ha il tiro salvezza basso. Ok. Uno l'ho levato dai coglioni. Vai così. E dai. Uno, due, tre. Ma minchia, ma sono rimasti due demoni a Rafael. Sì, pare quello dicevo. Se voleva andare direttamente su Rafael è un conto. Però hai occhio 600 HP. C'è il piatto per terra, eh? 600 HP col fatto che lui recupera vita. Se ci sono i pilastri, magari è lunga. Io li farei lo stesso. Vai, vai. Uno di forza, carica il Samu. Il gioco che abbiamo fatto ieri era Guild Saga Vanished. Qualcosa. Comunque, se cerchi Guild Saga nello Steam Next Fest, lo trovi. Molto carino, vero? Certo, perché io ho l'armatura di cazzi.
L'armatura di cazzi. Piselli, 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 piselli. La natura. Allora, sberra. Costretto ad attaccare. Costretto ad attaccare il rosso. Tu sparisci. No. Va bene. Parola curativa. La parola curativa è Azere. Va bene. Lives of mortal eyes. Ma quanta armatura c'ha quel figlio di puttana che non posso targettarlo con i miei soliti danni? Rafael. Ah, io su Rafael dopo inizio 25. A bombardarlo. Cristo santo. Ma anch'io, io voglio entrargli e fargli un maletane. Io te ne uso un altro, Dio Bono, vieni qua. Oh, è sovraccarico di anime che mi rompe il cazzo. Non c'è niente da fa. Ah, Gino, visto che non posso esaminare, mi dici se i demoni sono immuni a necrotico? Se i demoni sono immuni a necrotico? Hanno no, resistenza veleno, al veleno, freddo, fulmine e fuoco. Necrotico non è pervenuto. No, infatti. No, sono scivolata. Ma lol. Non l'avevo visto che c'era fin lì. Cosa? Mi sono trasformato in una pecora. No, Dio Bono. Vaffanculo. Beh. Una pecora che va a fuoco, tra l'altro. Come funziona in questi casi? No, è ok. È ok, non è ok. Ma sì, vado a fuoco nel senso che mi prendo da 1-4 danni da fuoco a turno. Hai 3 HP. Una pezzo di merda. E torno normale. E torni normale, ok. Ciao Grim. Cosa fa? Sta cercando Jurgir. Rafael è particolarmente vulnerabile agli attacchi, agli incantesimi che hanno tiro salvezza su saggezza, per quello la risata funziona. Ok. Ce la fai a fargli sti 6 danni con l'elementare della terra? Oh, non può vederlo, perché c'è in mezzo il ghoul. Sì, c'è il ghoul in mezzo, non posso saperlo. In che senso c'è il ghoul in mezzo? Non puoi c'è il ghoul in mezzo, il ghoul agisce per cazzi suoi, quindi separa i turni, praticamente. Sì, no, se i danni glieli faccio, vai tranquillo, vai tranquillo. Sì. Vieni da papà. Vieni da papà. Difesa alta. Critic, vabbè. Esecutore. Difesa alta, ma se tiriamo 26... Sbing. No, ragazzi, comunque non mi rispedisce indietro i danni radiosi. Ok. Allora, credo sia un qualcosa che se tu fai intervento divino, gliela mette nel culo. No, ma perché non è Rafael a farlo, sono i demoni, per quello. Sono i demoni a farlo, non Rafael. I demoni lo fanno quando quelli che tornano dall'esilio, perché tornano dall'esilio tra sono un attimo. Finiti i demoni? Fanno. No, non tornano. Tornano no. Dall'esilio. No. Non è 2 turni? Oddio, allora aspetta. A difficoltà onore erano un turno o 2 turni a seconda di quanto erano forti i demoni. Quindi no, magari, no, magari qui li manda via e basta. Li ha mandati via e basta. Li ha mandati via e basta? Sì. Dio buono, ma è troppo forte questa cosa. Io ragazzo cioè, sono scusi. Esausto, quindi basta. Ma come li ha mandati via e basta? Ma mi sembra un po' troppo forte questa robina. Sì, vabbè, a livello normale. Mi permetto una robina, mi scusas... No, non ne vale la pena, mi sa. No, non ne vale la pena, dai. Volevo andarmene via da prima. Fate voi, tanto io qua. Oh, che di una puttana, non riesco a pigliarci! Faccio questo più per il blessing away, eh? Immagino. Boh, come vuoi. Mi indifferente. Dove cazzo credi di andare? Ma dove cazzo grazie. Credi di andare? Grazie, detective. I tuoi suggerimenti sono preziosissimi e importanti, come sempre. Sì. Impossibile.
ci ha provato il gol. He tried it. Allora, io quello che farei è riequipaggiarmi Nirulna. Se gliela tiri, non perdi l'azione. Tira, tiraglielo. Il martello di Orpheus? Secondo no. Gli esploderà il gol. Tiragli il tridente. Va bene. No, no, hai fatto tornare visibile Jurgir. Scusa Jurgir, però faccio danni ad area. Ci sta. Così quindi... non perdi l'azione. E quindi io mi riavvicino e sbradabà. Ti gonfio. Come azione bonus, ma io un ululato di morte glielo farò. No, l'ho superato. Va bene. Vai Ghoul, paralizzalo. Con lei. L'orso intanto se la prende col pilastro, ma hai voglia. Gli farei un dardo tracciante. Che non posso dare. Vai. Mancato, ci sta. Immortalize. Coltivalo. Dai. Ho 60% di disintegrarlo. Andiamo. 77! La troia. Buttali via. Ti dannetti. Buttali via. E poi recuperiamo uno slot incantesimo di livello 6. Così il prossimo turno. Di nuovo. E niente. Io ho misso e basta in sto fight. Va bene. Provaci, merda. Ma dove cazzo credi? No, ma poi no, questo è un trucco. Ma sul ghiaccio. Ecco, il grosso problema per lui, in realtà, è che adesso sta camminando su terreno difficile. Quindi non riesce nemmeno a muoversi o a scappare da... E io tanto non posso cadere. Tu sei immune al prono. Sì. Non puoi cadere. Vieni da papà. Fortuna del reame devoto. Punizione divina. Bong. Bong. E ci aggiungiamo anche un attacco sbilanciato. No, lo manchezio. E allora con l'ultima gli faccio un duello obbligato. Ah, merda. Va bene. Vai, Ghoul. Vai, Ghoul. Weezy Bunny. Guardalo che è bloccato così. Come sta andando il combattimento del personaggio più stereotipato di dopo Astarion di Baldur's Gate? Astarion non lo definirei tanto stereotipato. Raphael sì, ma è reso estremamente bene. I'm sorry, who's saying this? Weezy Money. Ok. Cioè, Raphael sì, è il classico demone tentatore, ma nel suo essere il classico demone tentatore, cazzo, è interpretato di Cristo e comunque è scritto bene. Il fatto che sia uno stereotipo non vuol dire per forza che sia un brutto personaggio. E Astarion è tutto fuorché stereotipato. Il fatto che abbia il tono inglese e faccia il rimorchione non vuol dire sia un brutto personaggio. Vuol dire semplicemente ignorare il trauma che si porta alle spalle. Se non ti prendi il tempo di... Minchia, 83 danni! Se non ti prendi il tempo di conoscerlo... Come le Azelle è una cagacazzo. Se non ti prendi il tempo di conoscerla, non puoi scoprire la vera profondità del personaggio. Boom! Quanto manca sto scemo? 30 punti ferito. Torment! Brrrra! Mio! Prendi tutto! Usceme! Ah, arma! Che monete di merda! Carra in dialogo! Carra in dialogo! Sì, sono qua. Andiamo bene, speranza. GG! What a wonderful... But my brother, it is not right that she died. And that makes me want to weep an ocean. When we were children, she always kept the last piece of pastry for me and bloody nose and bullies who pulled my hair. Non lo so. She was my sister.
But as a wise woman once said, there's no point in crying over spilt blood. We must go on. And despite all the years I've lost, I have enough love in my heart to guide you home. For the first time since you heard her voice, hope seems calm, and the peace flows from her into you, soothing your very soul. I'll hope. What else? Un espresso. I hope I'll see Carilla again one day, and that she'll say sorry, and I'll tell her she's forgiven. I hope I find all the pieces of my mind that fell out of my head over all those years, and that I'll be able to put myself back together again. Again. I hope. Oh, ma una bella coppia. Sì, Hope è la ragazza che lo porta sulla retta via, ti toglie tutti i parassiti liquidi che ti sei infilato nel culo. She can fix him. Esatto. I parassiti stanno benissimo dove stanno. She can fix him. Io ho cambiato armatura. Questi sono dei guanti. Questi sono dei guanti rotti se sei in Monaco, ma se non sei in Monaco fanno caca. L'armatura che lascia Rafael. Già presa. È l'armatura di Rafael. Mamma mia, che bella che. Aspetta che la faccio. Adesso aspetta che la rendo bellissima e azzurra. Ah, va bene. Non si vede assolutamente. Sei tutto sporco di sangue. Fatti una doccia. Aspetta. Sì, poi ci facciamo una doccia. Aspetta, aspetta, ti tiro l'acqua. Grazie, grazie. Io non vedo quanto sono bello. Ma Jurgir se ne va così senza dire. Ah no, è qua Jurgir. Jurgir, amico. Beh, non è molto azzurra, eh. Beh, azzurrina. Bellina. È bellina. Azzurrina. E adesso bellina, ho CA 27. Madonna, come 27? Sì. Jesus Christ, come... mamma mia, ma scusi, io non ti colpisco mai giù? Più. E ha detto volo! Non c'è niente non c'è niente nel gioco che fa 27, ma che dici? Oh, grandissimo. Portale. Uno o più giocatori hanno rifiutato la richiesta. Sto facendo il... ok. Che ste fa? Stavo facendo il dialogo con Jurgir, l'ho convinto a combattere con noi dopo. Ah, giusto, importante, meno male. Vuoi davvero tornare al tributo? GG! Sarò io che ho pessime opinioni riguardo vampiri e diavoli. Astarion me lo sono portato avanti fino alla fine nella prima run e non mi ha mai detto niente. Ha trovato molto più tragica Shadowheart e Karlach. Beh, Shadowheart, se parliamo di stereotipi, è il personaggio più stereotipato che tu possa trovare. Can't wait to sleep. Oh mio Dio, mi hanno rubato, mi hanno rapita da piccola. Adesso i miei genitori sono stati rapiti. Ma più che altro è... no, in realtà io sto combattendo per una causa giusta. No, ti hanno plagiato mentalmente. Cosa? E in realtà lei è... cosa? È Chieri. Che ci stiamo caccando sotto. Non è tanto una questione di stereotipi. È semplicemente una questione di come quei personaggi vengono portati in scena. Shadowheart è portata benissimo, ma come tutti i protagonisti di Baldur's Gate 3. Sono un po' di forzieri da scassare qua. Io no, occhio non vede, non cuore non vuole. Paladino non vede, cuore non vuole. Ha già detto che il principe Ghitianchi desidera solo vederti morto, ma sembra ancora che non ti fidi di me. Ah, oddio, state parlando con quel cretino. Devo. Sei un mind flayer, puoi biasimarmi se non mi fido di te? Ma io ho fatto il vago. Io ho fatto il vago. La nostra... Qual è la nostra scelta? Io non mi fido per un cazzo di Balduran che ci prende per il culo e non ci dice le cose. E ammazza Ansur. Sarà che io ho un debole per i draghi, però io di Balduran non mi fiderò mai. Delia? Delia. Mi fido io. Non ti fidi? No. No. Gabbo. Io non mi fido, ma perché, solo perché voglio vedere come va se non ti fidi. Ah, perché tu ti sei fidato allora, di allora player. Guarda che possiamo dirgli direttamente Orpheus non deve essere dominato. Yeah. Come vuoi tu. Vai. His domination is what keeps you free. You know this already. Still, you would test our alliance. You are falling into the same trap as the ma chosen. Sei tu il primo che l'ha messa alla prova l'alleanza. We must not make the same mistake. We must work together. Work together. Perché Vale è conciato come un arlecchino di Warhammer o come un Rakdos di Magic? Perché era troppo bello. Esatto. Gli dico, ti prometto che non userò il martello, ma ovviamente non è vero. Vai. Sì, sì. I wish I could trust you. But that you felt you needed to have it at all.
tells me that you are not worthy of that trust. Oh, poverino. Our fates are bound, and in the absence of a happier union, I will accept a useful one. You may think yourself ingenious for having slain a devil. E in effetti. But you have merely ironed out a wrinkle. Non fa niente, butterò sua maestà su qualsiasi cosa. Oh, perdilo e Weezy, come fuck the Emperor? Come vi permettete? Empi impuri. Gabbo, sei di fretta? Io... sì, cosa avevi in mente di fare? Sparare una freccia nel culo della tipa di sotto. Sì, andiamo, andiamo. E allora perché così breve. Faccio vedere a... E così facciamo vedere a Gian cosa succede. Ci devi tradare qualcosa? No, non ha più niente che sia interessante. Vediamo, ci parli un secondo. Skippo. Allora, mi prendo la pozza di Dio, mi prendo questo, mi prendo pergamena di morte. L'Emperor di Baldur's Gate. Ah, ma non è l'imperatore, il fondatore Balduran. Ah, ma certo, l'imperatore si chiama. Scusate, che qualcuno ha citato gli Arlecchini di Warhammer e la mia mente è volata su Warhammer 40k. Scusatemi, avete ragione voi. Fate voi, raga, fate pure, che così poi scassiniamo tutto lo scassinabile qua. Posso tirare la freccia io? Aspetta. Io poi dovrò rispeccare. Che devo ridistribuire la stanza. Attacca. Oh, wow. Il Minotauro è mio. Inspire. Usa tutto, Delia. Sbarra. Guarda quanto sono belli loro, ricoperti d'oro. Il problema è che paralizzano. Quindi c'è da starci anche un attimino attenti, eh? Se mi prendono. Dio, madonna! Questi missa all'80% mi danno un fastidio. Sì, senti di nuovo il karaoke della canzone. Raphael, che fai cantino. Indetta, devo tagliare. Non ci vedo un cazzo. Dai, scattate. Ah, dice perdilo che se gli davamo i guanti li metteva subito in vendita. Ah. Vieni, provaci. No. Ci ho provato. Mi sento un po' violentata in questo momento. Guarda che roba. Aspetta, Gian. Sì? Cosa? No, questo ormai fallo. Cosa devo vedere? Ma Cristo. Va bene, due hanno resistito. Ho visto, ma non ho capito. Attacco disarmante. Cerchiamo di rialzare Delia. Grande. Quanto è fico l'orso. Arma a terra. It's over. Adesso posso volare anch'io. Ah sì, con l'armatura, vero? L'armatura ti dà buono. Boom! Minchia, crittone! Holy shit! L'ha trasformato! Holy shit! Ne abbiamo persi due, eh! Oh! Io? Immune ai danni di fuoco? Bellissimo questo! Holy shit! Deflagrazione, signor Karren, lo faccia. No, quello lo stun away, lo faccia. Riposo lungo, raga. Però allora lo deve fare Delia.
però no. Non lo posso per adesso, mi piglia tutti però... te le robe. Amico, io ho confusione ad area. Ah, anche. Ok, si è salvato confusi. Lui. Stanno tutti che. Tutti stanno tutte ringuglionite. Ma che stai? Sono tutti lì che si cacano addosso. La sbandalogna. Ma io mi sa che lancio il mio tridente lì in mezzo. Vai, cioè, danni così. Sì, sì, vado, vado. Lalla Waffle, grazie per il raid. Signori, benvenuti in Baldur's Gate 3. Ciao a tutti, ben arrivati. Confuso. Inizia a scattare. È confuso. È confuso, Limp. No, non è confuso. Lui è poi disarmato. È ancora confuso e inizia a menarsi da soli. Giustissimo. Lui c'ha due punti feriti. Illuminatemi. Immortal lives. Allora, io vorrei di nuovo attirare l'attenzione del mio gentile pubblico. Aspetta un attimo e lancio le cose. Vorrei attirare l'attenzione del mio gentile pubblico. Prego da questa parte, signori. Sbam. Tutti confusi, raga. Tutti confusi. Chi non è confuso è adescato dall'orso. E tunnel di forza. Magino, erano tutti quanti in fila, ci scassavano. Niente. Ma perché doveva attaccare, doveva tirare dritto e fare più da. Vabbè, ho sbagliato. Doveva fare repulsione, faceva danni. Va bene. Perché non più la parabarabam. Parabarabam. Bedebedebam. Lives, all mortal lives. Ma grazie ancora per il raid, Lalla. È mancato. Vediamo. Sto fight. No, vabbè, sto fight è easy. Quello di prima ce lo siamo. È stato figo. Abbiamo fatto un male porco. Aspetta. Casto palla di fuoco qua in mezzo. Sono immune ai danni da fuoco. Ma che cazzo. Mi sa che io vado lì in mezzo e gli spazzo. Io sto tutto a posto. Che scemo! Potevo fare rottura dello zeppiro. Vabbè, glielo farò adesso. No! No, è l'orso! Il mio orso! Ma guarda che statua fichissima, tra l'altro. Guarda in che posa l'hanno incastrato. No, ma guarda quanto cazzo è bello. È stupendo. Qui. Sì, provaci a prendermi. Sì, provaci a prendermi. Rottura dello zeppo. Scusa, Delia. Sì. Ah no, riesco a evitarti. Oh, strisolta. Adesso, scusa, Delia. Ma confusi e felice. No, vabbè, non ne vale la pena. Con tutti sti punti ferita che hanno, non ha senso. 2-16 danni da fuoco. Nessuno di loro prende danni da fuoco, quindi mi conviene non passare il turno. Mi ha preso, incredibile! Vendicato, John. Grazie. Tutto sto bordello solo per asserire dominanza. Vieni qua, infodorato dei miei coglioni. 36. Fatto. Ma che palle, ho di nuovo evocato un cambio di stile. Arrivo. Ma che cazzo me ne frega. Ok. Boia.
Siamo leggermente forti comunque. Leggermente. Raga, c'è un portello qua sotto. C'è un portello. Sì, ci sarebbero gli altri materiali, ma forse c'è anche qualcosina in più. I tuoi trucchetti che bersagliano nemici o alleati possono bersagliare una creatura extra. Mm. Ok, boom. Raga, ora per me è giunta davvero l'ora di andarmene. E allora, accampamento. Yes. Accampamento. Sì. E yeah. Poi inizio prossima live, io respecco le stack. Yes. Vai. Let's go. E allora aspetta, senza neanche fare il riposo lungo. Direttamente, semplicemente. Camp. Salvataggio. E usciamo. Nuovo e facciamo ultimo episodio. Let's go. Ultimo di già. Vabbè, yes. Man, che cosa manca? Manca salvare la Zella, ammazzare Orin, andare a fare la missione finale, liberare Orfeo. È la stessa cosa. Salvare le Zella, ammazzare Orin è la stessa cosa. Yeah, c'è un botto di roba. E basta. Ammazzare Orin e fare la missione finale. Fine. Ma vieni, e allora... La banca l'abbiamo fatta, Casador non abbiamo motivo di farla. Beh, ci sarebbe, in realtà ci sarebbe la missione delle dobbiamo prima parlare con cosa? Dobbiamo prima parlare con Willem Dafoe. Prima... What? Nelle fogne c'è l'altro Githyanki. Gli dobbiamo dire, abbiamo il martello di Orfeus, ora possiamo liberarlo. Perché così ci garantisce il suo aiuto lui e un drago d'oro. Okay, sì, ok, però... Sì. Cioè, stiamo parlando di una roba da 3 minuti. Sì, esatto. Come anche dobbiamo... Va bene. Ci sono tutta una serie di cose che possiamo e dobbiamo fare. Babini, dai, allora... Buenas noches, ragazzi. Ci organizziamo. Io mi faccio un'oretta di Tekken e via. Poi mi rimetto al lavoro.